riflettori ancora accesi sul meeting internazionale che ha posto al centro dell'interesse ippico l'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, protagonista di una 2 giorni al via giovedì 7 dicembre con un convegno di trotto, ma che ha vissuto i momenti più importanti venerdì 8 nel celebrare il 28esimo anniversario del Tempio dell'Ippica siciliana. Tante le istituzioni presenti, tra le quali il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il neo direttore generale per l'Ippica al Ministero dell'Agricoltura, il dottor Remo Chiodi. Non è mancato il calore del pubblico delle grandi occasioni, accolto nelle tribune gremite di passione, in un contesto internazionale che ha ospitato le nazioni aderenti all'Unione Ippica del Mediterraneo. L'Italia è la sede della WIM, che riunisce autorità ippiche e ippodromi di 16 paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e sul Mar Nero: Algeria, Croazia, Francia, Italia, Libia, Malta, Marocco, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Ucraina, Tunisia e Turchia. Prima associazione ippica internazionale interdisciplinare tra galoppo e trotto, è anche l'unica a organizzare eventi nei paesi aderenti: il campionato Fantini per puro sangue inglesi e puro sangue arabi, il circuito per i guidatori del trotto e il nuovo campionato delle isole con tappe per cavalli anglo-arabi e trottatori. L'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, una realtà ippica polivalente, sportiva, ricreativa e ricettiva tra le più moderne e tecnologiche in Europa, anche quest'anno ha ospitato le 4 finali dei campionati WIM e l'Assemblea Generale dell'Unione, davanti a un pubblico numeroso, giovane e appassionato. Le delegazioni ippiche di 10 nazioni vi hanno svolto un proficuo lavoro di cooperazione, deliberando i calendari dei campionati del 2024 che comprenderanno 15 corse in un circuito articolato su 3 continenti, con tappe negli ippodromi di Malta, Misurata, Tunisi, Ufa, Corsica, Cagnes-sur-Mer, Sardegna, Casablanca e Siracusa. Il verdetto della pista, intanto, ha ulteriormente confermato la validità dei campionati WIM per il complesso della filiera ippica, che proprio dall'internazionalizzazione può trarre nuovo impulso e sviluppare nuove opportunità. I titoli in palio sono andati a Monir Madihi per il Marocco e a Denison Curtis per Malta, incoronati rispettivamente campione Fantini e campione guidatori del Mediterraneo e del Mar Nero 2023. Le squadre di Malta e Sicilia, invece, si sono aggiudicate la vittoria nei circuiti delle isole del Mediterraneo, del trotto e del galoppo. L'Assemblea WIM si dice pronta a cogliere nuove sfide. Ha auspicato un allargamento verso est dell'associazione, che con la domanda di adesione dell'Egitto rappresenta ora tutta la sponda sud del Mediterraneo, dall'Oceano Atlantico fino al Mar Rosso. Dialogo, confronto, ma anche sana competizione nelle più attese e prestigiose corse dell'anno, con oltre 130 cavalli partenti nelle 2 giornate di corse siracusane. In pista tanto spettacolo e arrivi emozionanti, il Gran Premio Faraci ha decretato il successo di Temperance King dopo un arrivo che vedeva 5 cavalli in lotta fin sul traguardo. Il Criterium dell'Immacolata ha assegnato invece a Caraibi Knight il titolo di miglior 2 anni, mentre lo storico Gran Premio Nire ha visto il trionfo di My Captain, un 3 anni che ha giustiziato gli anziani.